La Commissione europea e l'International Financial Corporation della Banca Mondiale hanno firmato un accordo per sostenere gli investimenti legati alla ricostruzione in Ucraina. L'Unione europea fornirà fino a 90 milioni di euro in garanzie finanziarie. Si prevede che gli investimenti mobilitati nell'ambito dell'accordo da parte del settore privato raggiungeranno oltre 500 milioni di euro in tutti i settori, tra questi le infrastrutture essenziali e la produzione di beni e la promozione della decarbonizzazione. Nel 2022 l'International Financial Corporation aveva lanciato un programma da 2 miliardi di dollari per sostenere il settore privato ucraino. Da allora ha fornito finanziamenti per oltre 650 milioni di dollari e mobilitato oltre 400 milioni per sostenere il settore tecnologico, l'agroalimentare, le esportazioni e importazioni critiche e il finanziamento delle PMI. Il sostegno totale dell'Unione Europea all'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa ammonta a oltre 88 miliardi di euro. Il fattore umano è centrale nella strategia di EasyBank, la banca digitale di Intesa San Paolo che dalla sua nascita, datata 15 giugno 2023, serve più di 330.000 clienti e ha registrato oltre 25 milioni di transazioni di pagamento per un controvalore complessivo di circa 3 miliardi di euro. Antonio Valitutti, amministratore delegato di EasyBank, ha fatto il punto sui primi mesi di attività della fintech. Abbiamo lanciato l'offerta di Easy Prime per gli under 35, quindi un'offerta del nostro pacchetto migliore, appunto Easy Prime, con canone azzerato, imposta di bolle azzerata e già tutti i vantaggi che Easy Prime incorpora al proprio interno, tra cui prelievi gratuiti, bonifici istantanei gratuiti, operazioni all'estero senza maggiorazione sul cambio, quindi un'offerta molto molto conveniente. In più, siamo ancora attivi fino al 13 di marzo con la promozione Porta un amico, per cui ogni cliente che ci presenta fino a 15 amici potrà beneficiare di un buono Amazon di 30 euro per ogni amico portato, quindi fino a un massimo di 450 euro, e l'amico, se effettua una transazione nei primi 15 giorni, una transazione di pagamento, avrà anch'egli 30 euro di buono Amazon. Nei prossimi mesi, annuncia Valitutti, l'offerta di EasyBank si amplierà ulteriormente. Oltre alle cose che avevamo già annunciato, tra cui l'internet banking, ci saranno nell'ordine carte di credito, prodotti di investimento, prodotti assicurativi, prodotti di finanziamento, quindi tutto quello che un cliente può aspettarsi da una banca. Seppur costruita con le tecnologie di ultima generazione, quindi con gli strumenti più avanzati disponibili oggi sul mercato, questa fintech ha nel cuore della propria strategia il cosiddetto human touch, noi lo chiamiamo così. Che cos'è lo human touch? È la possibilità di servire il cliente con delle persone che lo assistono quotidianamente. Faccio riferimento agli oltre 3.000 gestori della nostra filiale digitale che addirittura dal mese di marzo saranno organizzati in team dedicati per gestire il singolo cliente. Faccio riferimento alle filiali del gruppo Intesa San Paolo che sono a disposizione dei clienti EasyBank per prodotti e servizi non ancora disponibili all'interno della nostra app. E in più, dal mese di marzo, la novità è che i nostri clienti potranno andare nelle filiali del gruppo Intesa San Paolo e utilizzare una delle 1.700 casse veloci assistite per poter svolgere in autonomia, magari anche assistiti da un gestore presente in filiale, alcune operazioni. 15 milioni di passeggeri trasportati nel 2023, quasi il 50% in più rispetto all'anno precedente, e previsioni incoraggianti anche per il 2024. ITA Airways approda per il secondo anno consecutivo alla BIT di Milano con un proprio stand posizionato nel padiglione 4 della fiera e si proietta sulla prossima stagione estiva in cui opererà 56 destinazioni, di cui 16 nazionali, 26 internazionali e 14 intercontinentali. Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO di Volare. 2023 è stato un anno molto importante, un anno di crescita da più punti di vista e anche di primi risultati positivi raggiunti. In termini di passeggeri abbiamo trasportato circa 15 milioni, che corrisponde a più 50% rispetto all'anno precedente. Abbiamo incrementato il nostro offerto del 60% e abbiamo chiuso con un fatturato di circa 2 miliardi e 400 milioni. Di cui legati al traffico passeggeri circa 2 miliardi e 160, che corrisponde a un più 67% rispetto al 2022. Quindi un anno di crescita anche in termini di network, di destinazioni, soprattutto con un focus verso il settore di rete lungo raggio,
considerate che di quel 60% di crescita in termini di offerto all'interno, il settore lungo raggio è cresciuto del 110%, quindi fortemente. Abbiamo aperto tre destinazioni che sono la Fiumicino Rio de Janeiro, la Fiumicino Washington e la Fiumicino San Francisco. Per il 2024 ho confermato il focus della compagnia verso il lungo raggio. Apriremo la Fiumicino Toronto e la Fiumicino Chicago, di cui rispettivamente Fiumicino Chicago in partenza il 7 di aprile, Fiumicino Toronto in partenza il 10 di maggio. E poi anche rotte legate al medio raggio che sono l'Accra, la Kuwait City, la Jeddah e la Riyadh. E poi crescita anche in termini di aeromobili. Noi siamo partiti con una flotta di 52 aeromobili, abbiamo chiuso il 2023 a 83 aeromobili, arriveremo nel 2024 a 96 aeromobili, di cui il 66% di nuovissima generazione. Gli assegni circolari resistono molto bene rispetto ad altri sistemi di pagamento più moderni e pratici, come i bonifici e le carte. Ogni anno ne vengono richiesti in grande quantità e questa tendenza è stata confermata anche nel 2023. Una spiegazione plausibile è che gli assegni circolari vengono utilizzati per abbassare artificiosamente il saldo e la giacenza media del conto corrente, cioè uno dei principali indicatori di patrimonio mobiliare considerato ai fini del calcolo dell'ISEE.